Oggi ragazzi parliamo di un argomento che in realtà abbiamo già trattato qui sul canale, ma nel corso dell'ultimo anno questa funzione su Lightroom è stata aggiornata in maniera estremamente pesante. Mettetevi comodi perché oggi torniamo a parlare delle maschere su Lightroom. Ciao ragazzi, benvenuti, bentornati qui sul canale. Avete capito bene? Oggi torniamo a parlare di maschere e mi auguro per l'ultima volta, ma Lightroom nell'ultimo anno l'ha aggiornato in maniera estremamente pesante tutto il comparto maschere, aggiungendo tante cose, soprattutto grazie anche all'introduzione dell'intelligenza artificiale, e di conseguenza questo vuole essere un video integrativo a quello che in realtà abbiamo già realizzato l'anno scorso, sempre d'estate, in cui mostravo come utilizzare le maschere al meglio. Ecco, nel video di oggi vorrei espandere ancora di più questo concetto e mostrarvi come è cambiato il mio modo di utilizzare le maschere, come è cambiato il mio modo di approcciarmi a questa tipologia di tool, anche in funzione delle novità che sono state introdotte. Per cui non perdiamo tempo e andiamo direttamente su Lightroom. Per cui ragazzi, io tendenzialmente utilizzo tantissimo le maschere nella ritrattistica, è fondamentale come tool secondo me, e ho scelto questo scatto per mostrarvi tutte le novità, tutte le cose che principalmente io attivo quando devo editare qualcosa nella ritrattistica o comunque lavori in cui sono incluse delle persone, di conseguenza richiedono tante regolazioni locali. Chiaramente questo concetto potete espanderlo alla street photography, potete espanderlo a qualsiasi genere fotografico. Per cui, andando nel pannello maschere, qui in alto come sempre, innanzitutto la prima cosa che salta subito all'occhio è questo soggetto cielo e sfondo. In maniera totalmente automatica Lightroom cosa va a fare? Va a fare una selezione di queste tre cose, quindi ci vado a cliccare soggetto, tramite l'intelligenza artificiale va a fare una selezione del mio soggetto, quindi esempio, non è questo il caso, ma io ho bisogno di fare un recupero su un soggetto che è particolarmente sottoesposto o sovraesposto, comunque ha delle problematiche, mi basta andare a fare questa maschera automatica e io vado in maniera poi dopo locale a lavorare i singoli parametri che voglio. Per quanto riguarda la selezione cielo, va a selezionare il cielo nello scatto, cosa che ad esempio non mi serve per questa foto. Sfondo invece va a selezionare solo ed esclusivamente lo sfondo. Per questa tipologia di tool vi farò vedere dopo l'applicazione in cui io lo utilizzo maggiormente, soprattutto a livello lavorativo, che secondo me potrebbe essere veramente un game changer per tanti. In questa foto non mi serve in realtà, però ad esempio se io volessi cambiare il colore del mio sfondo, mi basta semplicemente poi dopo andare a lavorare su questi pannelli e scegliere il colore che preferisco. Molto molto carino, molto utile soprattutto averlo in maniera così rapida e automatica, anche perché ovviamente vi dà la possibilità di automatizzare il processo, perché nel caso voi poi andate a copiare le vostre modifiche includendo le maschere che avete realizzato, Lightroom in automatico farà partire un caricamento per cui sta andando a fare lo stesso riconoscimento di soggetto, sfondo piuttosto che altre parti selezionate, e andrà ad applicarlo su tutti quanti gli altri scatti. Per cui in uno scatto come questo io tendenzialmente andrei a fare tre cose. La prima è andare a dare vivacità agli occhi, che come vedete sono leggermente in ombra e vorrei che venissero un pochino più fuori. Andare a dare un maggior contrasto tra luce e ombre, quindi con degli interventi localizzati che vedremo con i pennelli intervallo colore e intervallo luminanza. E poi infine dare semplicemente un pochino più di luce a tutto l'intero volto, che secondo me può avere quella puntina in più di illuminazione. Per cui, anziché andare a fare come avrei fatto in un altro momento con il pennello, con la selezione automatica, a selezionare le parti che voglio lavorare, ora è comparso questo persone che non fa altro che andare a rilevare tutte le persone all'interno della foto. Voi potete potenzialmente anche andare a rinominare queste persone nel caso vogliate e avere una selezione di parti di ogni singola persona, quindi persona intera, quindi lavora in maniera analoga alla selezione del soggetto, solo la pelle del viso, che è quello che mi interessa, incarnato del corpo, quindi tutto l'incarnato del corpo, le sopracciglia, la sclera dell'occhio, che sarebbe la parte bianca dell'occhio, l'iride della pupilla, quindi selezionando questi due insieme, perché sì, potete combinarli per fare la selezione che preferite, andate a selezionare tutto l'interno dell'occhio, labbra, denti, capelli, e recentemente è stato introdotto anche l'abbigliamento, grazie a Dio, perché per chi ad esempio vuol fare una modifica sull'abbigliamento doveva fino a qualche mese fa farlo manualmente con le proprie manine. Per cui io vorrei partire innanzitutto dal viso, quindi andare a dare quel tocco di luce in più al viso. Quindi una volta andato a selezionare pelle e viso, quello che dovete andare a cliccare è crea maschera e avrete una selezione praticamente perfetta del viso. Soprattutto nella ritrattistica questo tool funziona da paura ragazzi, quindi il mio consiglio è di utilizzarlo, non fate i boomeroni, utilizzatelo perché vi fa risparmiare una quantità di tempo devastante. Per cui una volta selezionato poi dopo pelle e viso, io quello che faccio è alzare leggermente le ombre
per dare un pochino più di luce a tutto, forse così ho esagerato un pochino, quindi 10, e abbiamo già la modifica che desideravo. Di conseguenza, andando poi dopo a ricliccare nuovamente sulle nostre maschere, quindi dal tasto più, io torno sempre su seleziona persona e vado a lavorare gli occhi. Di conseguenza cliccherò sclera, occhio, iride, pupilla e avrò la parte interna dell'occhio. Ora io vorrei anche andare a schiarire la parte della palpebra, cosa che non è presente all'interno, quindi io quello che faccio è selezionare queste due parti, crea maschera, poi più, quindi andando a lavorare con la combinazione delle maschere di cui vi ho parlato nel video scorso realizzato la scorsa estate, vado a combinarla con un pennello in cui vado poi a selezionare appunto la parte di palpebra. Ovviamente ragazzi potete fare questa cosa direttamente anche già col pennello, io ho fatto questo doppio passaggio per mostrarvi questa logica. Fatelo direttamente col pennello, non vi cambia nulla. Se dovete lavorare solo nella parte interna dell'occhio, invece, è molto più conveniente farlo direttamente col tool automatico, altrimenti dovreste zoomare tantissimo sulla foto, fare le cose di fino, di precisione. Per cui, una volta avuta la mia selezione combinata, io vado ad aprire leggermente le ombre, ad alzare leggermente le luci, e poi quello che vorrei fare è tirar fuori un po' la parte di iride e di pupilla. Di conseguenza sempre selezione persona, un iride pupilla, crea maschera, poi per vedere meglio come va ad agire effettivamente sul mio scatto vado a zoomare per farvi vedere. Come vedete lui sta lavorando soltanto una parte dentro, non lo farò troppo forte che sennò sembra una di quelle foto che vedo sempre su Giuzza Foto che fanno cagare. Per cui ora queste prime cose che volevo fare le ho realizzate praticamente in pochi minuti e come vedete dallo scatto principale secondo me si nota tanto la differenza e soprattutto rispetto a quello che è stato lo scatto di partenza che abbiamo editato fino a poco fa. Ora invece voglio andare a generare un po' più di contrasto tra luci ed ombre per quanto riguarda appunto questa ombra dettata appunto dalla luce che ho utilizzato solo un faretto che proveniva dalla sinistra della camera, di conseguenza creava quest'ombra sul lato destro della modella. E quindi quello che vado a fare è ad utilizzare le maschere di colore o di luminanza. Ovviamente quelle di colore vanno a farvi fare una selezione solo di un determinato colore, quindi se io vado a selezionare questo intervallo, come vedete la maschera ha selezionato solo quel colore che io ho pinnato con il mio contagocce e dallo slider migliora potete andare a gestire l'intensità con cui effettivamente questa maschera va a lavorare, mentre l'intervallo luminanza sostanzialmente fa esattamente la stessa cosa ma con la luminanza. Io andando ad esempio a campionare qui nello scuro, vado a campionare quell'intervallo di luminanza ben preciso. Da questo slider io posso andare a gestirlo portandolo tutto a sinistra, per spiegarvelo in parole molto poveri, andate a dare una tolleranza molto maggiore allo slider, di conseguenza come vedete seleziona anche parti che non mi interessano, andandolo invece a spostare verso destra potete andare ad affinare la vostra selezione, ad esempio una cosa del genere potrebbe fare al caso mio. Chiaramente non riuscirete mai ad avere il risultato perfetto perché andrà anche a campionare pezzi in giro per la foto come vedete che ha fatto. Quello che faccio io in questo caso è andare a fare una sottrazione di pennello dove vado a sottrarre la parte nel mio sfondo, la parte qui dietro che in realtà nell'ombra si potrebbe anche lasciare e vado a sottrarre questo pezzettino qui di petto che in realtà è stato preso ma in realtà non c'entra nulla. Per cui ora la mia maschera andrà a lavorare soltanto nelle zone d'ombra. Siccome io ho recuperato gli occhi volutamente e ovviamente lei riconosce in automatico anche quelle sfumature di colore sugli occhi che in realtà però non c'entrano assolutamente nulla con quello che sto cercando di fare, vado selettivamente a togliere col pennello questa parte di occhio. Vado a togliere anche i capelli perché secondo me nell'attaccatura dei capelli rischia di diventare abbastanza tremendo come effetto. Vado a togliere anche qua per fare una cosa leggermente più pulita e vado a togliere anche qui la sbordatura sul capello che onestamente vorrei non ci fosse. Per cui una volta fatta questa cosa ragazzi mi basta semplicemente ad esempio con ombre andare ad abbassare leggermente, io vi consiglio sempre di non fare questi effetti in maniera molto pesante perché nel caso ad esempio io abbassassi tutto come vedete fa schifo, per cui lavorate sempre di fino perché ad esempio già con un meno 16 noi passiamo da questo a questo, che è già più che sufficiente. Questa cosa dà già quel contrasto in più al nostro scatto che lo rende più tridimensionale e secondo me è molto molto interessante. Chiaramente fate questo ragionamento dove andate a inscurire le ombre e a schiarire le luci. Se fate il contrario ovviamente la foto verrà una schifezza perché io nel caso volessi recuperare quell'ombra si può fare sì, però la foto diventa super piatta e non è il risultato che noi vogliamo. Ricordatevi ragazzi sempre che le luci e le ombre nelle foto fanno lo scatto e avere la foto super flat, super perfetta fa sempre schifo.
schifo, perché il risultato è appunto un piattone da e-commerce. E proprio di e-commerce ora vi voglio parlare, perché io una grande applicazione di queste maschere l'ho trovata proprio in questa tipologia di lavori, o meglio, in tutti quei lavori in cui avevo bisogno di una tonalità di colore estremamente precisa. Lo scatto che state vedendo è una parte editoriale di un e-commerce che ho realizzato recentemente, che doveva essere tutta su fondo bianco perfetto. Ho scattato con i flash, come vedete la foto in realtà già editata, lo scatto di partenza è questo, è sì molto buono, ma il bianco dietro non è bianco perfetto. Personalmente preferisco non avere mai già in camera il bianco perfetto, perché secondo me in alcune circostanze, in alcuni bordi, crea un pochino di problemi che poi bisogna andare a risolvere manualmente con Photoshop. Una cosa del genere è già un ottimo risultato di partenza. Io quello che ho fatto è stato fare la mia color, quindi fare la mia color correction, lavorando senza fregarmene minimamente dello sfondo che cambiasse colore, dove ho fatto anche regolazioni locali come quelle che vi ho mostrato poco fa, ad esempio per il vestito, per tutta la parte ad esempio di soggetto, per il gioiello, perché qua parlavamo appunto di gioielli. E poi, per andare a ottenere il bianco perfetto, io adesso l'ho disabilitato, ma vi farò vedere cosa ho realizzato. Ho fatto un selezione a sfondo. Come vedete, Lightroom in automatico, in mezzo secondo, va a fare una selezione praticamente perfetta dello sfondo. Quando avete un colore a tinta unita dietro il vostro soggetto, Lightroom lavorerà sempre in maniera assolutamente perfetta. Io fortunatamente qui ho addirittura avuto la modella con i capelli rasati, quindi a maggior ragione per me è stato veramente una passeggiata. E quello che sono andato a fare per ricreare il bianco perfetto che avrei dovuto avere in fase di scatto è stato semplicemente alzare l'esposizione a palla. Quello che potete fare, ad esempio, a volte influisce, in questo caso no, è alzare anche le luci, magari se avete qualcosa, qualche riflesso che arriva nella parte dietro della vostra modella, del vostro soggetto, e questo è il risultato finale. In realtà, in un semplice clic ho ottenuto quello che magari in fase di scatto mi avrebbe fatto perdere già più tempo, perché tra le varie pose magari avrei dovuto risettare bene i flash, riposizionarli, perché poi in questa fase abbiamo fatto scatti di diverso tipo, scatti anche un pochino più dinamici, di conseguenza avrei dovuto sicuramente impiegare molto più tempo sicuramente con i flash che con questo piccolo trick alla mano. Come vedete, lo scatto di partenza è questo, lo scatto finale è questo qui. Questo effetto è praticamente ripetibile su ogni scatto di questa serie. Addirittura qui avevo una piccola sbordatura del fondale che con questa metodologia praticamente è scomparsa da sola, perché avendo fatto diventare tutto super bianco in post direttamente dall'esposizione di Lightroom, io quello che sono riuscito a ottenere è un'uniformità di colore dietro senza dover passare da Photoshop. Ragazzi, questa cosa è comodissima, io l'ho utilizzata tantissime volte e ve la straconsiglio, perché è sicuramente un approccio molto intelligente. Ricordatevi sempre che essere puristi delle cose non serve a niente, e ogni tanto trovare il modo di migliorare e velocizzare il proprio flusso di lavoro è sempre un'ottima idea. Queste maschere di Lightroom, allo stato in cui si trovano al momento, sono potentissime, sono interessantissime, e io le uso veramente in ogni possibile applicazione che mi viene in mente, perché mi aiutano tantissimo a velocizzare il lavoro e automatizzarlo il più possibile. Il mio consiglio è: sperimentate, provate, fate anche dei test del genere che potete ad esempio fare a casa anche con poca roba, non c'è per forza bisogno di mille flash, mille cose impegnative, e vi renderete conto effettivamente della comodità di questo strumento. Per cui ragazzi, queste sono le nuove maschere di Lightroom, e questo è il modo in cui io lo utilizzo principalmente nella ritrattistica, ma in realtà lavoro alla stessa maniera anche nella street photography, facendo ovviamente cose diverse, ma il concetto di base è esattamente lo stesso. Parliamone qui sotto nei commenti, fatemi sapere se lo utilizzate in modi più creativi o in modi diversi da quelli che utilizzo io, che sicuramente potrebbe essere utile a me e anche alle altre persone che arriveranno a vedere il video per confrontarsi. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un commento e mi piace, e noi ci vediamo ogni giovedì alle 19 qui sul canale con un nuovo video.